Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette con salsa di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono, per le polpette, carne macinata, pane raffermo, prezzemolo, basilico, latte, uova, parmigiano, pecorino, sale, pepe e noce moscata. Per la salsa di verdure, sedano, carote, cipolla, vino bianco, acqua, dado vegetale fatto con il Bimby, prezzemolo, basilico, farina, burro e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pane. Il parmigiano e il pecorino. Il prezzemolo e il basilico. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il Bimby per 20 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo la carne. Le uova. Il latte, il sale, il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il Bimby per 50 secondi. A velocità 3. Il composto è pronto. Adesso formiamo le polpette e disponiamole nel baroma. Riposizioniamo nel Bimby il boccale che non dobbiamo lavare. Abbiamo messo le polpette all'interno del baroma che momentaneamente terremo da parte e inizieremo a preparare la salsa. Aggiungiamo il sedano, le carote e la cipolla. Il prezzemolo e il basilico. Aggiungiamo l'acqua. Il vino e il dado vegetale che abbiamo fatto con il Bimby. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il Bimby per 8 minuti, temperatura varoma, velocità 3. Rimuoviamo il misurino, posizioniamo il varoma con le polpette, chiudiamo con il coperchio del varoma e facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le polpette sono cotte. Mettiamole momentaneamente da parte. Muoviamo il coperchio. Aggiungiamo il burro, la farina, la noce moscata. E facciamo cuocere, chiudiamo con il coperchio, stavolta anche il misurino, per 5 minuti,
80 gradi, velocità 4. Adesso azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 10. La salsa di verdure è cotta. Andiamola a posizionare sopra le polpette. Le polpette con salsa di verdure sono cotte. Andiamo a impiattare. Polpette con salsa di verdure. Grazie e alla prossima ricetta.